101. Come potremmo iniziare un CD dove facciamo sentire tutto quello che facciamo in radio, dal vivo? Una frase d'inizio, quale potrebbe essere? Questo CD non sa da fare. Dobbiamo realizzarlo facendo sentire dei pezzettini, capito, sì. Dalla trasmissione che facciamo da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su R101, esatto. Che si chiama La Carica di 101. Dopodiché, insomma, far sentire anche quello che succede a teatro quando La Carica di 101 si sposta dal vivo. Senta, io direi, come biglietto da visita della serie Peggio di così si muore, partirei con un principe. Il principe, va bene. Allora, buon ascolto, io inizierei così. Sì. Questo CD vi è raccontato da Paolo Cavallone e Sergio Sironi, i conduttori della Carica di 101 e quelli che a teatro venite a vedere negli spettacoli dal vivo. Dalla radio potremmo iniziare con un principe, no? Yeah. Dai, partiamo con questo, vediamo che viene fuori. Marcia Reale. Eccoci. Per qualche milione. Principe. Per qualche milione. Buongiorno principe. Non vale la pena. Buongiorno principe. Di arrabbiarsi. Uè, da subito. Mi fa veramente, veramente piacere sentirti. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 7 e le 10. Alla R101, alla radio R101. R101. Bravo, bravo. R101. Siamo noi. C'è Cavallone. C'è Sironi. Quello è più scemo, guarda. Non lasciamo stare, guarda. Subito. Vabbè, senti. Sì. Volevo dirti una cosa. Sì. Tu sai che sei come delle mutande di ortica. Lo sai. Non mi lasci mai in santa pace. Stavo sfondando. Ma assolutamente sì. Stavo sfondando con il gomito, non ti dico cosa. Senti, ha sentito che a un miliardario si è rotto il Picasso? Guarda, onestamente anche tu mi hai rotto il Picasso, ma non vado certo a dirlo in giro. Principe. Ti è piaciuta la battutina? No, non è da lei, non è da lei. Sorridi con il tuo re. Ah, ha sentito questo miliardario? Sorridi con il re? Sì. Sorridi con il re? Sì, c'è. Sorridi con il re? Sì, c'è. Vedrai che ne hai tre. Che di che? Di re. Uè, se vuoi tossire vai a casa tua. Ma chi è che ha la tosse? Il maggiordomo, perché dorme con le finestre aperte. E come mai? Perché a me serve cambiare aria. Hai capito? Sì. Però non voglio prendere freddo, quindi apro le finestre di camera sua. Va bene, senta principe. Allora, tornando al discorso del miliardario e delle sue battutacce, guardi che questo miliardario aveva appena venduto all'asta questo quadro, si è appoggiato col gomito e praticamente l'ha sfondato. Ma i soliti incompetenti. Lo sanno tutti che per guadagnare non ci si può appoggiare sull'arte. Quella... questa è una battuta troppo affinata per il tuo cervello da macaco. Allora, non insultiamo. Cervello di macaco. Un cervello di macaco. Principe, dimmi subito. Mi dica, ma a lei piace l'arte? Certo. Lei ha qualche pezzo importante? Essendo, insomma, dalla dinastia sua dovrebbe avere chissà quali opere d'arte. Guarda, io ho sempre adorato la pittura. Davvero? Ho anche dipinto per un periodo. Ah sì? Ho fatto una mostra. Ma dai, un'esposizione? No, ho fatto una mostra, nel senso che ho fatto un ritratto con la mostra di mia moglie. Non ti va, principe. Comunque, i pezzi che amo di più li ho tutti in camera da letto. Vabbè. Sono i pezzi di Pucchianca, guardati che arte. E con loro che uso il pennello alla grande, principe. Mi chiamano il cinghiale, un grande pennello. Principe. Dimmi subito. Ma possibile che lei non sappia parlare d'altro? Cosa fai? Ti ribelli, giovane Skywalker della Brianza. A parte che non sono della Brianza. Ah, non sei neanche Skywalker. Comunque, fai una cortesia al tuo re. Sentiamo. Mi vai a comprare un libro sull'arte povera? No, guarda, non ho i soldi. Fai le battute. Se l'arte povera non ho soldi, ma perché non va a comprare solo lei un libro sull'arte? Scusi. Oh, calmino, fai parte della solita radio di signori. Ma chi è tuo maggiordomo? Sgarbi? Senta, dove si trova, principe? Sono a Roma. A Roma? A Roma, davanti alla finestra. Ma dai, mi dica, Ercupolone c'è? No. Vede il Colosseo? No. Er Fontanone? Ma sei posseduto da Antonello Venditti? Ma no! Vedo il Vesuvio! Oh, mamma mia che roba! Cosa c'è sul Vesuvio? Sul Vesuvio vedo una nuvola a forma di pugno. A forma di pugno? Sarà mica un riferimento politico? No, mica ha detto il colore della nuvola, ho detto la forma. Comunque, un'antica credenza racconta che se sul Vesuvio c'è una nuvola a forma di pugno... Pucchi anche fino a giugno, Eccola qua. Ma stai ferma che sembri uno champagne, ma non piccolo, dai! Ma no, ma lascia stare! Dai, mutanda pezzata, vai via! Frena lì, frena, cuccia giù! Sì. Eccola qua, Doria! Doria! Scusi! Ma perché? Scusi, ma perché si lascia dare dello Sharpay?
Peggio di così si può. No, anche perché lei, essendo, scusi, mi sembra, ho fatto lì. Appunto, mi sembra il contrario di uno sciarpè. Lei. Ma non è dico dietro. Si raggruppa tutto dietro. È un nodo. Ho messo una martingala. Sì. Ma senti, volevo dirti una cosa. Sì. Tu vai in bagno. Come tutti regolarmente, ma non mi aspetta, sembra. Ma in bagno. Eh? Quando hai in bagno, pensi a me. Ascolti, completi la credenza popolare, su. Vabbè. Se la nuvola è a forma di pugno, sì? Quello che c'è nel pugno non lo posso sapere. Non lo può sapere, ma l'unica cosa che so sì, è che mio marito è un puttaniere. R101. E questo è il principe dalla diretta radio, è vero o no? Hola. L'appuntamento mattutino dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su R101. R101, cosa fa lei? Buenos días, soy Luis Pinga, soy aquí un poeta per declamarvi la poesia, una poesia tangenziale. Come sarebbe la poesia tangenziale? L'altro giorno ero in colonna e ho addocchiato una bella donna. Che poesia. È finita? È finita. Ma che è, sembra una poesia questa, allora, qua. Allora faccio una un'altra poesia piena. La sentiamo. Mia sorella è andata alla diga. No, guardi, è troppo rischiosa la rima. Io invece di lei, caro Luis Pinga, sentirei un momento dal vivo, in teatro. Luis Pinga. Grazie. Che para. Ma lei è stato scritturato. Scusi, sì? Luis Pinga spagnolo, ma di dove? Barcellona. Barcellona. Per un attimo pensavo che fosse da Barcellona Sicilia, no, che noi abbiamo in Sicilia Barcellona. No, un attimo pensavo che fosse di. No, io sono di Barcellona in Spagna perché mi chiamo Luis Pinga. Se fossi di Barcellona in Sicilia, mi chiameria Gigi Minchia, che è un'altra cosa. Eccomi qui davanti a questo folto pubblico che io adoro da sempre. Io trovo che questa cosa qua di stare qui davanti al pubblico in questo momento mi fa venire il magun. Ma lei lo spagnolo dove l'ha imparato? Il magun. Ma dove l'ha imparato lo spagnolo? Non mi piace. Non pianga, si trattenga. Perché le viene a piangere? Perché io... A me piace perché ho bisogno di incontrare il mio pubblico, no? Va bene. Allora io mi prostato. Beh, veramente, senta. E sono proprio... No, ascolti. Meglio il mago. No, ma guardi che non è prostato, è mi prostro. No, giovedì mi operano proprio. Allora volevo approfittare di salutare tutto il pubblichero qua, no? Giovedì ha l'intervento? Sì. Ah, mi spiace. Sì. Tra l'altro da dietro, è una roba brutta. Chi ne sa che glielo fanno da dietro? A gamba tesa. Come sei un cretino. Ma che sei scemo. Vada avanti. Non se lo ricorda più. No. Io me volevo... Per favore. Non se lo ricorda più. Per favore. Che già non so mezzo spettacolo. Figuriamoci il resto, esatto. Quello che dovrebbe sapere. Questa è la parte che dovrebbe sapere, no? Questa è la sua memoria. Sento. Por favor, Uito. Allora. Uito. Che già siamo in una posizione scomoda. Appunto. E se si tira su da lì sarebbe meglio. Oltretutto hai lo stesso sguardo. Por favor. Qui è più profondo. Non improvvisiamo. Allora vado avanti. Ritorni lei nel testo, lo seguo. Ma sono all'altezza del testo. Por favor. Facciamo le due. Beh, questo è il momento dal vivo, ma in radio una bella poesia di lei, grande poeta, la vogliamo sentire? Ma volentieri. Questo profilattico inventato da Grigori Ciausovski mi pare un oggetto oltre che utile anche molto interessante. E spero vivamente che la sua caratteristica peculiare, che è quella di suonare al ritmo dell'amplesso, ne garantisca la diffusione, già che questo gioverebbe sia una maggiore sicurezza nei rapporti, sia un maggiore piacere durante l'atto sessuale. Infatti, indossando questo special preservativo, se possono ascoltare vari brani musicali e differenti sinfonie, in quanto suonare non è solo... piffero. Certo rimane l'imbarazzo della scelta musicale, che per quelli come me non è un problema di poco conto, perché pur amando la musica sinfonica e le più famose arie d'opera, tu, dati i tempi delle prestazioni, bisognerà accontentarsi di ascoltare a malapena il preludio. Sempre il problema del chip, comunque. Esatto, che può finire tra le chap. Poi sì. Questo preservativo con la sua suoneria è certo un'invenzione che vorrei fare mia.
ed indossarlo tosto per far bella figura con un amante giovane o con una matura. Già che con esto condom nessuno può sbagliare ed anch'io son certo di potergliela suonare. Ma va là. Che poi sia un Tchaikovsky invece che un Rossini, la cosa cambia poco, considera di fini. Già che qualunque aria che lei sceglieria, de musica da camera sempre se trattaria. Ciò che però è importante per me è un fatto solo, che io non finisca al solito per suonare la solo. R101. Tutte le mattine su R101 dalle 7 alle 10 c'è la carica di 101 con Paolo Cavallone e Sergio Sironi. Siamo anche dal vivo, ma io vorrei rimanere in radio con un momento che tutti aspettano ogni mattina. Lo dica lei che è già qui. Benvenuti nel mondo dei marroni. Ecco, sì, che bell'uomo. Gina, lei? Oggi sì? Raggiungeremo l'armonia dell'universo con la parabola dei marroni. Ecco, ok, sentiamo qual è la parabola di oggi. Un giorno il profeta dei marroni, Dupal, camminava in campagna ed un giorno, un altro, sì? incontrò un uomo che piangeva. Perché piangi? Allora, No, ma no, ma perché dici, ma no, stia qua, non lo dico più, dai, incontrò un uomo che piangeva, perché piangi? Il paraboliere, il mogollo. E quello era il paroliere. Allora, incontro un uomo che piangeva, perché piangi? Chiese il profeta. Perché l'influenza quest'anno è in ritardo. E quindi gli chiese due pal. No, ma anche lei fa due pal, però, vabbè. Quindi? Ma io vendo vaccini. Ecco perché piangeva. Morale, ma, il marrone vaccinato non va più influenzato. Però, che bella morale. Non sapevo che cazzo. Allora. E adesso? Sì. Ecco i dubbi dei miei marroni. Stop! I dubbi li sentiamo dal vivo in teatro. Ma se il maiale è buono coi funghi porcini, il pesce martello è buono coi chiodini? Scusi, eh. Con me, muoviti con me in armonia con l'universo. Get down. Get down? Get down. Sì. Come on everybody, get down. Fuck it everybody, get down. Down, down. Andiamo avanti. Piegati. No. Ehi. No, piegati no. Ti perdi tutto il bello della congrega. Sì, ma ben contento di perdermi la congrega. Sentire me tra i marroni. Sì, sentire me. No. Sì, la perturbazione muove le nuvole, la masturbazione cosa muove? Ma non chiediamocelo, se... Se il dentista lavora sui denti, il callista lavora sui calli, il penalista. Venga qua. R101. Sì, ma adesso detto fra noi. Sì. I due conduttori della trasmissione. No, non parli al conducente, quindi non parli nemmeno al conduttore. Parliamo dei conducenti e nemmeno dei conduttori. I conduttori siamo io e lei, Paolo Cavallone, io, Sergio Sironi, lei. Questi due dal vivo, che fanno? Senta qua. Solo... Siamo anche divertiti. Quando? L'unica volta siamo andati insieme. Mamma mia! Abbiamo riso! Insomma, siamo andati a campo nudisti. Allora. Ah, che ride. Intanto. No, sembrava vestito comunque. Vedi che sei una testina, poi veramente sei piccolo così. Campo nudisti. Certo. Intanto chi pratica il nudismo è naturista. Va bene? Ci fosse stata naturista, erano tutti uomini. Fatto le due settimane più vicino al canneto che fosse possibile. Ma perché sei vergognoso? Vergognoso. È caduto la scappatoia, è rimasto lì due giorni. Quello che al campo nudisti ha fatto le figuracce non sono sicuramente io, perché io, se ben ti ricordi, sono entrato nel campo nudisti tranquillo, disinvolto, con mio asciugamano. Sono arrivato lì, mi sono messo supino. L'avevo rimosso, ve lo giuro, questa cosa l'avevo rimossa. Rimossa di che? Che schifo. Ma che schifo cosa? Cosa dici? Ma adesso non me lo ricordo bene, ma sarà andata sicuramente così. Ciao a tutti, tu chi sei? Pino. Guarda Cavallone, me l'ero dimenticata sta cosa. R101.
E adesso c'è il momento del segreto. Cosa fa? La traccia misteriosa. Allora, intanto se... scusi, se è una traccia misteriosa, uno non deve dire c'è un segreto, quindi scoprite la traccia misteriosa. Vabbè, ma il bello è dirle le certe cose. Ma è misteriosa non è, perché questo maledetto soggetto che stiamo per sentire, capito? Latita in radio, ma dal vivo diverte, sentitelo. Giovani! Volete la mia simpatia? Ma che vengo giù, eh? È un'ora e mezza che sto sudando, vengo giù, eh? Italiano! Francese o tedesco? Pronto? Chi sei, giovane? Ciao, sono Christian Vieri, eh. Ciao. Aspettavi una chiamata? Sì. C'ho il display che leggo il tuo numero. Lo so, anch'io vedo il mio numero, però ce l'ha su un altro e gioca al posto mio, ciao. Ascolta. Ciao. Ciao, sei Christian Vieri, eh. Dimmi, ragazzi, cos'è che vuoi? Se, volevo fare, visto che te sei quello che racconta che mi fai ridere sempre, che sì, vieni al dunque, ragazzo, che qui l'autopista pullula di gente. E apri. Pullula vuol dire che c'è tanta gente. Mi stai prendendo in giro. Cosa allora, vuoi? Allora dai, rispondi e facci domande che fai dai, ridere. Dai, allora, dai, sentiamo. Che differenza c'è tra il Milan e l'Inter? Che differenza c'è? Tra il Milan e l'Inter. Che differenza c'è? Tra il Milan e l'Inter. Ciao, sono Cristian. Ciao! Me lo vuoi dire che differenza c'è? Tra il Milan e l'Inter. Inter? Dimmela però! Che nel Milan fa tutto cacà. E nell'Inter pure, Ciao, sono Cristian Vieri. C'è un rigauzzo! Allora, un italiano! Cosa guardi qua? Italiano! Francese tedesco? È una scimmietta che vive nella giungla sopra un alberello e continua a farsi di quei cannoni, dei quei spinelli. Questa scimmia fuma come una pazza. Un giorno passa sotto la lucertoria e dice: "Sì, lucertola, ti paga. E su che ci facciamo dei chinoni, dai, facciamo i spinelli, vieni, vieni." A un certo dice: "Ma non ho mai fumato in vita mia, dai, vieni che ci divertiamo." Papà, iniziano a farsi gli spinelli, uno via l'altro. A un certo punto la lucertola non capisce più niente, dice: "Guarda, non ce la faccio più, non capisco più niente, vado al fiume a bere." Scende l'albero, arriva fino al fiume, è il momento di bere, fa per bere, boom, scivola dentro, momenti annega. Meno male che c'è un coccodrillo che la prende, la salva. Dice: "Ma cosa ti è successo, lucertolina?" E dice: "Guarda, ero nella giungla, sono salito sull'albero con la scimmia, mi ha fatto fumare gli spinelli, non capivo più niente, momenti annego." Il coccodrillo gli gira le palle, arriva, va sotto la pianta, guarda su e gli fa: "Uè, scimmia!" La scimmia si sposa e guarda su e fa: "Quanta acqua hai bevuto?" R101. Oh, secondo me così alla fine il CD viene bene. Ma anche secondo me potrebbe essere una bella idea realizzarlo in questa maniera. C'è un po' di radio, un po' da via. L'abbiamo detto che la radio è R101. Sì. Noi facciamo programma tutte le mattine dalle 7 alle 10. Dal lunedì al venerdì. Esatto. Ma. Si chiama La Carica di 101. Paolo Cavallone. Sì, sono io, lei è Sergio Sironi. Buono, no? Lo facciamo così? Dai. Ok, registra.